qualche volta si fanno proprio. Se tu se c'hai l'accordo. Ci fai il semitono prima. Oppure sotto. O sopra. Però in genere questo vuol dire che ci sono molte note cromatiche. Questo il classico giro che è. Tanto per ritornare a capo. Aumentata, ok. Beh, sarebbe sempre una settima, però siccome devi andare a fa minore, ci metti la triade aumentata perché questa porta a re minore, mentre questa non lo porterebbe. Mettendoci la. Queste sono le scale, come dice, sulle dominanti si usano a volte le scale diminuite, che sarebbe tono semitono. Non ricordo manco più come so. Quindi però è una dominante aumentata, se è dominante aumentata fai la semitono tono, cioè semitono, cioè si usano sulle dominanti alterate queste cose perché funzionano bene anche le, come si dice, le questo potrebbe essere, aspetta, quella era la quella, come si dice, no, non ha più sarebbe. Devo trovare una posizione. Ma che succede qui? Questa non ha più, c'è la terza giusta e poi c'è. Ma non ha più. Non ha più. È quello che è l'accordo che può essere sostituito dalla quinta bemolle, no? Dalla, insomma, del sol da re bemolle. È lo stesso accordo. Questo accordo sta bene qua e sta bene qua. La sostituzione a quinta diminuita si dice, cioè nel senso tu anziché fare re minore, sol settima do, fai re minore, re bemolle, do. Aspetta, no, scusa, è aumentata, perché dici diminuita la quinta? La quinta diminuita si intende che anziché fare sol tu fai re bemolle, la sostituzione della quinta diminuita. Ah, la quinta diminuita rispetto al sol, ok, sì, va bene. Basso, per cui. Diciamo una quinta aumentata, dominante sarebbe un secondo grado abbassato, che però anziché fare la dominante fa il secondo grado abbassato. E siccome è simmetrica lo puoi fare esattamente. Sì, se io faccio questo, non faccio è uguale, almeno con questo accordo qua, questo accordo è uguale sia se lo considero da questo punto di vista che se lo considero da questo punto di vista, come rapporti interni, no? Perché se lo considero del sol è, certo, sì, questa aumentata, la settima e la nona maggiore. Se lo credo da qua è non c'ho proprio forse il stesso accordo, no, perché qui c'è la terza, sì. No, qui c'è la settima, la nona, la. Perché c'è la terza e la tredicesima, no, non è proprio uguale, insomma. Però, perché se no sarebbe così. Aspetta, dovrebbe essere questo per essere uguale, ma comunque funziona. Sono accordi che trovi spessissimo che il basso si muove anziché fa con. È più facile. Anziché essere la re. Vabbè, questo però fa il basso. E quindi il trucco è anche che funziona la stessa posizione sul lato destro e cambia soltanto il basso, per cui il bassista, sì, può essere libero di prendere quale vuole. Se tu lasci questa possibilità e fai degli accordi che sono un po' ambigui come questi, che sono basati principalmente sul tritono, nel senso questo è soprattutto il tritono. Si può fare quasi tutto perché non c'è la terza.
per cui tu sicuramente puoi mettere maggiore, minore, puoi mettere minore, quell'altro. Vabbè, insomma, comunque, diciamo, quelle sono cose così che sì, se, a un certo punto, però sai, in gruppi piccoli queste cose si fanno, perché non è che tu stai sempre a fare lo stesso accordo, insomma. Cioè fai delle sostituzioni, è possibile, però allora devi essere un po' più, devi essere meno schematico nella parte superiore, perché ci possa essere, ci possa usare quello, anche se a volte è un po' di come si dice, di politonalità non fa mai male, insomma. Nel senso che se anche qui, appunto, io sto a fare veramente sol settima, anche questo funziona, non c'ha problemi, insomma. Ci sono, col treno ha fatto un sacco di queste cose di sostituzione. Lui considerava una progressione di base, ma poi in verità la stava sostituendo con altri accordi, soprattutto la parte alta, quel carico era il contrario, cioè la parte alta che faceva cose strane, come potrebbe essere. Guarda, questo è. Sì, questo è Do su Re, cioè Re su Do, però in verità è. Ma certo, uno potrebbe interpretarlo come nona quarta aumentata. Una quarta aumentata. Nona quarta aumentata è tredicesima, insomma. Suona anche un po' napoletano. Funziona bene queste cose, però insomma, la cosa essenziale era quella la base dei voicing in genere del jazz dagli anni 50 in poi è passato su questi accordi che sono comunque nona tredicesima o sesta, e quasi sempre in mezzo c'è un po' di quarte, perché sono, per cui se uno già, da cui deriva il fatto che puoi fare. Però questo facendo cose più complicate. Cose qua, molti accordi di quarte, però sono cose, come si dice, modali in quel caso. Sono modali nel senso che non sono interpretabili dal punto di vista delle funzioni tonali, sono degli accordi che stanno su questo. Aspetta, sarebbe. Se lo sentiate, ci mette la pentatonica. Detto quell'argomento lì in nona, se, minore il secondo grado con la nona, il quinto con la tredicesima e il primo con la sesta nona. La sesta nona funziona meglio sul minore, perché se io faccio, è già strano in verità, perché in genere le, ma già sì, perché c'è il, come si chiama, sì. Si andrà un po' più già questo. Ma non ce l'hai adesso? No. Vabbè, basta. Oh, grazie Raffa. Che sta a fare qui? Non lo so. Questo bisogno.